Questo campionato è pazzo. Fino a che punto può essere pazzo? Di fare vincere la Lazio? Cioè la Lazio può vincerlo questo scudetto? Ragazzi, ha preso solo un gol in trasferta. La Lazio fino adesso ha preso solo un gol in trasferta. Questa Lazio dove tutti guardano a Milinkovic-Savic, Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto, Zaccagni, questa Lazio qua, la verità è che sta overperformando dietro. Guardate che la Lazio ha una difesa spettacolare e lo dicono i numeri, non lo dico io. Lo dicono i numeri. Questa è una Lazio che può arrivare in fondo. Io non lo so. Io domani farò il punto sul campionato dove parlo di tutte le otto sorelle, quindi dalla Fiorentina all'Inter, il Milan, Lazio, Roma. E quindi non perdetevi l'appuntamento domani, ovviamente. Mettete mi piace, iscrivetevi. Questo canale è il canale YouTube calcio più bello d'Italia e del mondo adesso. Scherzi a parte, e non tanto scherzi a parte, questa Lazio è davvero forte. Questa Lazio è davvero forte, secondo me Sarri ha creato una creatura che neanche lui conosce. Non riesce neanche a raccontarsela questa squadra Sarri, perché gli sta riuscendo tutto. Gli sta riuscendo tutto a Sarri. Finalmente è arrivato in un ambiente dove non ha pressione. Attenzione, Sarri a Napoli un po' di pressione l'aveva, perché c'era molta, molta aspettativa lì a Napoli, però lui tutto sommato fece bene. Andava alla Juventus, e di che stiamo parlando? Cioè, di che stiamo parlando di Sarri alla Juventus? Lui portò lo scudetto, così come al Chelsea, dove con tutto quello che successe, però portò un trofeo europeo, l'Europa League. Dice dopo l'ha vinto Hazard, non l'ha vinto lui. Non è vero. Sarri è buono a gestire la squadra, non è così male. E dopo lui un personaggio un po' così fumantino, toscano, tutto quello che si vuole, però ognuno ha la sua personalità, ma sicuramente il suo calcio lo sa fare perché ha fatto tanta gavetta. Molti non sanno che Sarri a un certo punto, anni e anni e anni fa, lui è sostituì Conte sulla panchina dell'Arezzo. Praticamente l'Arezzo aveva preso Conte, le cose andavano male, esonerarono Conte e presero Sarri, che non fu nessuna notizia e nessuno li conosceva, cioè ovviamente Conte come giocatore, però un Arezzo di Serie B. A un certo punto Sarri va male, riprendono Conte, l'Arezzo sta per salvarsi, dopo non riesce a salvarsi, altra storia. Però per dire, lui è uno che si è fatto le ossa se le è fatte come? E adesso sta davvero, come conoscitore di calcio, sta apparecchiando una tavola che può essere una tavola incredibile per quelli della Lazio. Perché, signori miei, se vai a vincere a Bergamo, adesso parlo un attimo dell'Atalanta, se vai a vincere a Bergamo così, con tranquillità, serenità, di prepotenza, cioè la Lazio è scesa in campo, si è presa i 3 punti, ha salutato e se n'è andata. Questa è stata la partita della Lazio. Non ha sofferto, non ha ballato, non ha chiesto niente, non ha detto niente, ha solo fatto i 2 gol, ha salutato e se n'è andata. Questo significa che hai una squadra veramente forte. L'Atalanta sembra un po', incomincia ad essere un po' la solita storia. Non voglio anticipare i temi di domani, punto sul campionato, non ve lo perdete, credetemi, non ve lo perdete domani. Però non li voglio anticipare, però l'Atalanta sicuramente incomincia a essere, è un déjà vu. È un po' un déjà vu quello con l'Atalanta, perché altre volte l'Atalanta è la partita a razza e dopo ci sono partite in cui si perde. Dopotutto l'Atalanta non può davvero basare tutto il campionato sull'uno contro uno, perché quello che ha fatto finora è Gasperini. Io faccio l'uno contro uno, faccio poca manovra, i miei giocatori sono in forma, riescono a saltare l'uomo e prendo pochi gol. Questo era il detto di fino a oggi di questa partita. Il punto è che c'era una squadra che prende pochi gol altrettanto e quella era la Lazio. E ti ha fatto vedere cosa significa. Queste due squadre, specialmente tutte e due, sia Lazio che Atalanta, giocano in una maniera atipica per il calcio italiano, giocano molto in verticale. Giocando molto in verticale e poco in orizzontale, praticamente gli togli la tattica alle avversarie, gli togli davvero tutti gli schemi che preparano durante la settimana. La squadra avversaria non li può utilizzare più perché quasi gioca in verticale. Questo è quello che fanno Atalanta e Lazio. Può arrivare questa Lazio a vincere questo scudetto? È uno scudetto pazzo perché è bucato in mezzo, non ci sarà il mondiale, quindi non ci sarà il mese di dicembre, metà mese novembre, fate un po' voi, un casino unico. E però, signori, se
Io sono convinto che quelli della Lazio, sotto sotto, un po' ci sperano. Adesso c'è Roma-Napoli, ce la vediamo, faremo ovviamente il post-partita. Questo post-partita mi veniva dal cuore di farlo, brava Lazio. Iscrivetevi, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia e del mondo, quindi ovviamente iscrivetevi. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!